Ciao, avete comprato tutti i regali di Natale, ma adesso il problema è impacchettarli perché voi odiate impacchettare i regali di Natale, oppure siete tra quelli che per impacchettare i regali utilizzano la graffettatrice, li riempiono di graffette, cosa tremenda. Oppure avete comprato dei regali che sono veramente difficili da impacchettare perché hanno delle forme strane e non sapete proprio come fare. Ho la soluzione per voi ed è facilissima. La parola magica è furoshiki, che è una parola giapponese. Sembra un po' impossibile da pronunciare, ma in realtà è molto facile da realizzare. Vi bastano dei pezzi di stoffa, meglio se quadrati, ed impacchetteremo qualsiasi dono. Ecco qui, ho incartato il mio dono con della carta velina e poi adesso prendo un pezzo di stoffa dorato, quadrato, e lo stendo così, a rovescio. Lo appoggio sopra, nel mezzo, il mio dono, e poi comincio ad impacchettarlo legando insieme i due angoli opposti, in un modo, così. Faccio la stessa cosa adesso con gli altri due angoli opposti, ecco qua, e mi ritrovo quindi con una cosa di questo tipo. Dopodiché posso tenerla così oppure posso nuovamente annodare in maniera tale che rimanga un po' più compatto, un po' più sicuro il pacchetto. Ecco, poi non mi resta che sistemare bene i fiocchetti, insomma gli angoli che escono, e voilà, il mio pacchetto è fatto, veramente facilissimo. Poi posso decidere di ornarlo con una pallina, con una qualsiasi decorazione, ma l'avete visto, è super veloce. In realtà esistono moltissimi modi di fare il furoshiki, nel post sul blog ve ne metterò diversi, però diciamo che dipende anche un pochino dalla nostra inventiva, possiamo adattarci anche naturalmente al regalo che andiamo ad incartare, anche nella scelta del tessuto. Per esempio io devo impacchettare questi doni che sono tutti a tema cucina, un mattarello, delle formine per i biscotti che sarebbero impossibili da impacchettare. Uso un bel canovaccio da cucina, classico bianco con i bordi rossi, e anche in questo caso metto tutti i doni al centro, chiudo il mio pacchetto in questo modo, dopodiché prendo le due estremità e le tiro fuori così, arrotolandole un pochino. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi le incrocio in questo modo, le arrotolo, poi porto tutti e quattro bordi verso il centro e li annodo tra di loro, incrociandoli come avevamo fatto prima. Ed ecco qui anche il mio secondo pacchetto regalo. Terzo pacchetto, a chi non è capitato di trovarsi con qualche cosa di tutto? Questa è la pallina che regalerò a Livia per Natale. Impossibile impacchettare qualcosa di tondo, a meno di non metterlo in una scatola, ma un po' un peccato. Allora, semplicissimo, come avevamo fatto prima, in questo caso ho usato un vecchio tovagliolo. Quindi, primo nodo e secondo nodo sopra. E voilà, abbiamo già risolto il problema. Ecco qua. Altra cosa che a tutti è capitato è dover regalare delle bottiglie di vino, cosa che capita normalmente anche quando siamo invitati a cena da amici. Allora, un vecchio foulard e metto le due bottiglie così, base contro base, tenendole distanti qualche centimetro, al centro del mio foulard. Stendo il mio foulard così, a rombo, ci metto sopra le bottiglie, in mezzo, tenendole distanti qualche centimetro, dopodiché arrotolo sopra il mio foulard in questo modo fino ad arrivare alla fine. Dopo averlo arrotolato tutto intorno alle bottiglie, sollevo le mie bottiglie, faccio un bel nodo ed ecco qui le bottiglie pronte, il mio pacchetto regalo è fatto. Eccoci visto, pacchetti regalo pronti in un attimo, potete davvero utilizzare qualsiasi pezzo di stoffa abbiate in casa, chiaramente più bella è la stoffa, più come dire, ricercato apparirà il pacchetto. Adesso li decoro con qualcosina e vi mostro il finale.
Ecco qui, finiti tutti i paghetti furoshiki. Allora, li ho decorati, ho aggiunto in questo dorato delle piccole bacche rosse portafortuna, in quello dove c'erano i regalini da cucina ho messo questa renna di pezza, dove c'era il giocattolo ho aggiunto questi piccoli sonagli e il pacchetto con le bottiglie di vino ho aggiunto una pallina, una decorazione buffa, ci potrebbe stare anche una pallina vintage. Allora, spero che vi sia stato utile, che abbia risolto il problema dei pacchetti impossibili. Noi ci rivediamo dopo le feste e vi auguro un bellissimo Natale e un sacco di regali per voi. Ciao!